Romagnoli 6-2, sì, loro hanno fatto qualcosa in più, però è risultato un po' bugiardo. Sì, però alla fine troppe penalità, penso che lì si può 60 minuti se ne prendi non so come quante ne abbiamo preso stasera, però con un polpre come loro non possiamo permetterci di essere così tanto nel box di penalità, quindi a noi di giocare più con la testa, di patinare di più. È vero che stasera è difficile, però non è ancora finito, è a noi di trovare la soluzione di segnare, di, come l'ho detto, penso che hanno 80% di gol sul loro power play, quindi non possiamo andare così tanto nel box. A mio avviso, senza voler fare polemica, c'è stata una penalità un po' troppo dura su di te, che magari potevamo prendere un 2-2 o magari aprire la partita, e lì forse quello di Bakover magari sarebbe cambiato il volto, invece da lì non siete riusciti a sfruttarla e poi c'è stato un 5-3. Con delle sì, però si può cambiare tanto, però anch'io l'ho guardato e alla fine non mi sembrava così grave. L'ho toccato la balustra con la testa, però il colpo non era così grave, quindi non ho niente da dire. Solo le penalità sono state determinanti secondo te? Non ho capito. Solo le penalità sono state determinanti? Secondo me sì, cioè alla fine si vede che hanno segnato, non so, 4 su di 6 o 5 su di 6 stasera in power play, e soprattutto 5-3, non possiamo permetterci di essere così. Cioè sappiamo le loro forze, c'è il power play con le giocatori che hanno, si è visto stasera che il loro power play fa male, quindi non possiamo, come l'ho detto, permetterci di essere così tanto nel box. Il power play del Lugano però lascia un po' a desiderare, nei momenti, anche se sono stati pochi, quelli bisognava sfruttarli. Esatto, è vero, anche noi da parte nostra se volevamo vincere è lì che lo che di oggi si gioca soprattutto sui power play, box play, quindi quando abbiamo le poche chance di essere in power play dobbiamo esatto. Dalla tua esperienza, cosa bisogna fare adesso sotto di due partite 2-0, decisiva ormai quasi, perché sennò se avete le spalle al muro. Sì, è vero, però finché la stagione non è finita, quindi a noi di trovare le soluzioni, come l'ho detto, penso che veramente le penalità sono da evitare il più possibile, a tre o meno, e soprattutto non morare mai, perché playoff sono così, stasera è già dietro di noi e dobbiamo andare a guardare davanti. Forse la prima, c'è un po' di rammarico aver perso la partita di venerdì, dove lì siete stati veramente quasi superiori in tutto, mentre questa sera anche loro sono partiti con una carica superiore di quella di gara 1. Sì, noi avevamo due partite di pre-playoff nelle gambe e loro no, adesso forse non eravano così pronti per la prima gara, adesso si è visto che eravano più pronti, però a noi di fare un step up e dare ancora di più. Tu hai detto bene del power play dello Zugo, che è molto importante, però anche Genoni, che è tuo compagno di squadra nazionale, è un portiere incredibile, perché a volte sembra battuto e poi riesce con un guizzo a salvare ancora il risultato. Sì, quello non è un segreto, Genoni è un grande portiere, però non è si può battere, quindi non è che prende, che ha fatto 52 shutout quest'anno, possiamo segnare e dobbiamo andare lì dove fa male, davanti alla porta, tirare ancora di più e basta. Gol partita di Löffel martedì, esatto. A Zogo, sì, esatto. Te lo auguriamo. Grazie.